Un'opening party ha dato il via ufficialmente all'attività di Switch Off, il primo ai bar d'Abruzzo, un locale innovativo e nuovo che mette insieme lo stile degli anni 80 e 90. In via Simonetto, nel cuore del centro storico dell'Aquila, il locale si sviluppa su un'area molto vasta, 230 metri quadrati, quattro sezioni dedicate, la zona ai bar con un grande bancone interattivo, basta toccarlo per creare forme, colori, connessione tra le persone, un'area dedicata alla musica e al ballo, privé per spazi e cene più riservate, e la zona ristorante con un grande tavolo al centro che affaccia su uno spazio nel quale verrà realizzato un giardino d'inverno sul vicoletto. L'ideatore di Switch Off è l'architetto Andrea Fasciani, che dopo tanti anni di attività e vita all'estero ha deciso di rientrare in città e contribuire così alla sua ripresa. Musica dal vivo, DJ set ogni venerdì, ci saranno sempre proposte diverse. Questo locale è riportare la gente prima di tutto al centro della città e cercare un attimino di ricostituire i vecchi valori, i contatti umani, la socializzazione e trascorrere una serata che è ovviamente accoppiata anche alla musica, perché è un elemento importante. Ci sono le aree bar, le aree ristorante, insomma si può trascorrere una serata ricoprendo un po' tutte le esigenze di quando si cerca un'uscita fuori da casa. La parte artistica sarà curata interamente da Radio L'Aquila 1, partner ufficiale del nuovo locale. L'apertura di Switch Off è stata anticipata da una sapiente campagna di comunicazione per creare suspense e sorpresa nell'utente. All'inaugurazione infatti hanno preso parte tante persone, tanti curiosi e anche le istituzioni, a benedire quello che è decisamente un altro tassello verso la rinascita della vita in centro. Questa è una collaborazione fatta con questo locale Switch Off, che mi è stata proposta forse un anno e mezzo fa da Andrea Fasciani, che è l'ideatore di tutto questo ambaradam. Ci siamo messi d'accordo, lui ha voluto che la radio, l'unica radio dell'Aquila, contribuisse al lancio di questo locale e alla gestione di tutta la parte musicale.